Ieri pomeriggio, attorno alle 16, a Ponzano di Civitella, sulla provinciale, due cinghiali, mamma e figlia, hanno pensato di attraversare la strada e giocare sul ciglio, sotto lo sguardo di alcuni residenti automobilisti, che li hanno visti sfilare a pochi centimetri di distanza, senza alcun timore, come se per loro fosse normale transitare su quel tratto di asfalto. Che Civitella sia circondata dai boschi e che in quei boschi ci siano cinghiali e altri animali non è una novità. Non è infatti la prima volta che si assiste all'attraversamento o alla permanenza sul ciglio della strada di questi animali. È proprio per questo motivo che la situazione desta preoccupazione. Sì, i cinghiali purtroppo sono un problema ultimamente, soprattutto per la viabilità, perché vanno in giro in branco, non si vedono di notte perché giustamente essendo scuri e l'illuminazione pubblica in alcuni tratti è quasi assente. Potremmo rischiare di trovarceli all'improvviso in mezzo alla strada, oppure mi è capitato una volta uscendo in bici di ritrovarli anche lì, che scendevano da una collina all'improvviso e comunque, cioè, prenderli direttamente con la macchina o con una bici potrebbe provocare danni sia alla persona che ovviamente al mezzo, e quindi un danno sia fisico ma anche economico. Certo, sicuramente per Civitella quello dei cinghiali è un problema, perché ce ne sono tantissimi, invadono i campi e quindi distruggono i raccolti. Per i raccolti in effetti è un problema, perché il cinghiale è un animale che mangia praticamente di tutto, quindi dove trova dei raccolti sicuramente fa strage, insomma, si mangia un po' tutto. Non è difficile incontrarli per strada, soprattutto di notte, può essere anche molto pericoloso perché il cinghiale è un animale che può arrivare anche a 180 kg, quindi può fare anche molti danni, soprattutto alle macchine. Poi vivono in branchi e quindi incontrare un branco di cinghiali di notte, insomma, non è una bella cosa. Questa notizia mi ha sconvolto. Se prima ero solita fare la passeggiata da sola, adesso vorrà dire che rimarrò tappata in casa. Perché sono veramente sconvolta, non vorrei fare questo incontro.